al museo, quindi ho diciamo l'onore, se non mi dà il benvenuto con lo staff. Come sapete, o se non sapete ve lo dico io, mercoledì sera ci ritroviamo per parlare di alcune cose che ci stanno a cuore del Metamuseo. Questa sera parliamo di arte per il sociale, di arte pubblica, uno dei temi che ci piace molto, insomma, che cerchiamo di frequentare al meglio delle nostre possibilità. Lo facciamo con Luigi Pieri, che è un artista di chiara fama, non ha bisogno di mica niente, io per accreditarlo, perché prenda sempre in giro. No. Le sue opere parlano per lui, e che chiunque frequenta Città di Forlì ci le respira, ci si imbatte, hanno modificato il profilo urbano dando un significativo contributo, e quindi avendo le respirate, che essendo cresciuti con loro, non c'è bisogno di spendere le parole, le sentiamo. Parliamo di arte pubblica e arte sociale, anche perché spesso i progetti di Luigi Pieri hanno a che vedere con ciò che avviene nelle città o con gli spazi che nella città non sono i più luminosi, e quindi all'interno si muove di progetti di utilità pubblica, quindi una bella idea che si vada a parare a questo attraverso lo strumento dell'arte. Non dico nient'altro, lascio la parola per un giro di un racconto, insomma, della sua visione e di alcune sue cose concretizzate. Poi, siccome questo è un convivio, poi dopo ognuno potrà aggiungere e rilanciare sul tema, per chiudere poi con la tisana del visionario, dopodiché sarà, diciamo, un'amalgama incontrollabile, non rompete niente, la tisana comunque funziona, è un bel modo di completare il convivio, ecco, questo. Prego Luigi. Ringrazio innanzitutto Flavio per le belle parole che ogni volta spende per me, immeritatamente per quanto mi riguarda, però sono sempre felice, insomma, che ci sia questo feeling tra la vostra associazione Fanta Riciclando e le cose che io realizzo, naturalmente insieme a tantissime persone. Sono molto contento che tante di queste persone siano presenti qui a questa serata. Ho visto tantissimi amici, che ringrazio sin d'ora, colleghi della scuola, e tantissimi appunto che mi hanno accompagnato in diversi progetti che io ho realizzato non solo qui a Forlì ma anche altrove, specialmente in Calabria, dove spesso ci ritroviamo ogni anno per andare a abbellire, se così si può dire, un pezzo sempre nuovo di un lungomare che inizialmente era appunto uno di quei luoghi così colpiti ferocemente dal cemento, no? Che ha avuto un'evoluzione piuttosto negativa, direi, soprattutto intorno agli anni 70-80, e che secondo me è fonte di un'idea architettonica che ha pensato che la bellezza potesse iniziare e concludersi appunto con queste colate di cemento. Quindi abbiamo visto nel frattempo realizzazioni, direi, in tutta Europa, poi in alcuni casi ci sono anche delle soluzioni positive, in molti altri c'è stato un abuso, se così si può dire, no, del cemento. E oggi forse ne paghiamo anche un po' le conseguenze. Gli ultimi fatti della Sicilia mettono in evidenza come appunto questo poter pensare che la democrazia sia qualcosa di gestire senza alcuna regola ha prodotto quello che ha prodotto. Quindi, diciamo, siamo un po' artefici e vittime di una democrazia, secondo me, un po' malata, che va ricostituita in termini politici molto ampi, no? Noi viviamo in un mondo occidentale che, dicevo prima con Marisa, che è diviso, secondo me, per comparti stagno, no? Qui in Occidente
siamo un po' fatti così. Oggi siamo qui riuniti intorno al tema dell'arte, da qualche altra parte si discute di letteratura, da qualche altra parte si discuterà di musica, e questi mondi non si incontrano. Sarebbe bene invece che questi mondi potessero incontrarsi per dialogare, appunto, e ripensare al tema stesso della cultura. Un termine molto semplice che deriva dal verbo coltivare, no? Quindi la cultura ha a che fare con il lavoro del contadino che, appunto, utilizzando gli attrezzi cerca di sistemare il terreno affinché questo terreno possa sempre evolversi meglio, possa prosperare. Quindi la cultura è qualcosa che si alimenta innanzitutto attraverso il pensiero, ma poi deve diventare fatto concreto, no? E quindi qualcosa che in qualche modo nasce nella testa e poi va alimentato da un'azione pratica, ecco, da un'azione empirica. E un'altra cosa alla quale io penso, che viviamo in un contesto, il nostro occidentale ovviamente, in cui molto spesso il concetto così dell'anima, ecco, per dirla con un psicanalista che a me piace moltissimo, che si chiama James Hillman, è qualcosa che sembra che debba stare per forza dentro di noi. Se noi invece cerchiamo di spostare la nostra anima, dall'aldilà all'aldilà nel senso fisico del termine, e quindi pensare che esiste un'anima del mondo, che sono appunto i luoghi che percorriamo, i luoghi dentro ai quali viviamo, un'anima che è composta, ecco, dalla varietà delle cose che ci circondano, forse riusciremmo a prestare più attenzione a questo mondo che ci sembra così apparentemente neutrale, o comunque molto spesso rischiamo di non fare caso ai luoghi che noi quotidianamente attraversiamo, che ci sembrano scontati, no? Questa bellissima sequenza filmica nel film dedicato a Peppino Impastato, in cui c'è Luigi Locascio che interpreta appunto il DJ ucciso dalla mafia, che salendo con un suo amico su questa collina di Palermo guarda le case che nel frattempo sono nate su questa collina e dice: uno a un certo punto immagina che la bellezza sia qualcosa che ci è sempre appartenuta, e invece non è così. L'uomo si adegua alle cose che egli stesso realizza, anche quando queste cose sono brutte, e le fa diventare belle, no? Basta costruire, appunto, dicevo, una casa abusiva su questa bellissima collina, metterci dei bei balconcini, il vasetto con le rose, le tendine, e tutto diventa così, secondo un concetto molto stereotipato, bello. Nel frattempo invece quella è stata un'azione che ha massacrato, diciamo, il paesaggio, e quindi ha scardinato, no, quell'idea stessa che la bellezza sia una cosa che ci appartiene e che non può essere modificabile dall'uomo. Molto spesso io sento dire che viviamo nel paese più bello del mondo, forse è vero, ma io credo che sia anche il paese più brutto del mondo per certi versi. Non voglio essere pessimista, ma in realtà perché dobbiamo girare gli occhi sempre da un'altra parte? Basta viaggiare, basta andare in giro e ci rendiamo conto che il nostro paesaggio è stato, diciamo, tristemente manipolato. La responsabilità è anche di noi stessi, che non curiamo, come dicevo prima, il nostro paesaggio come se fosse parte stessa integrante della nostra anima, no? Quindi se avessimo la stessa attenzione alle cose che ci circondano, così come ce l'abbiamo nei confronti nostri, quindi se avessimo questo senso così propositivo nei confronti di ciò che ci sta intorno, questo intorno, il contorno, ciò che è lo spazio scenografico dentro il quale ogni giorno noi ci muoviamo, no? E che, diciamo, a causa dell'indifferenza
non lo notiamo, no? Non lo notiamo. Forse questo nostro mondo sarebbe trattato meglio. Credo che appunto l'arte ha una funzione molto importante dal punto di vista di pensare ai luoghi, e quindi non l'arte non più fino a se stessa, ecco, questo è il mio pensiero, cioè non più l'arte da cavalletto, per intenderci, che va benissimo, vanno benissimo tutte le proposizioni che si possono fare in merito all'arte, no? Perché comunque l'arte è un linguaggio che secondo me mette armonia, no? Mette l'uomo in pace. Io credo che tutte quelle persone che coltivano il piacere della cultura in generale, quindi l'arte compresa fra, diciamo, le esperienze culturali, penso che siano uomini e in qualche modo riescano a vivere in maniera più armonica, no? Nel contesto del paesaggio umano e anche, diciamo, dal punto di vista etico. Chi ama l'arte, io credo che abbia una maggiore attenzione a qualsiasi altra cosa. Però credo che l'arte si debba occupare dei luoghi, perché fondamentalmente, anche se guardiamo la storia dell'arte, l'arte non è stata praticata inizialmente per creazioni che dovessero finire dentro ai musei, no? L'arte è un linguaggio, e come linguaggio ha bisogno di comunicare un pensiero, un'idea, che può essere anche un'idea, no? Immaginiamoci i primi uomini in epoca paleolitica nelle caverne, no? Di Altamira, di Lescaut, che cominciano a dipingere immagini di animali, anche di uomini, no? Che cercano di catturare questi animali, o che fuggono, che sono uccisi dagli animali, comunque scene che nello stesso tempo mettono quella comunità in condizione di ragionare su un tema. E quindi non sono solo immagini che abbelliscono un luogo, ma immagini che servono a creare comunicazione, a ragionare su un'idea, no? Una testimonianza dei tempi. E l'arte dovrebbe essere questo, un riflesso, ma anche nello stesso tempo una testimonianza dei tempi che stiamo vivendo. Fondo, per ritornare all'artista di cui non conosciamo il nome, preistorico, in realtà non faceva altro che, come uno sciamano appunto, no? A cercare di, con le antenne della sensibilità, cercare di afferrare l'energia che da quel mondo si trasferiva nella sua mente, ed ecco che tutto questo diventava per l'artista sciamano appunto la possibilità di mettere in pratica, come si diceva all'inizio, immagini che in qualche modo avrebbero potuto coinvolgere l'intera comunità, quindi ragionare su un determinato tema. All'epoca c'era, come dire, il bisogno di potersi nutrire, no? La popolazione era veramente scarsa, le morti erano tantissime, le natalità finivano con, appunto, con la nascita e con la conseguente morte. Di conseguenza, ecco, questo bisogno di prosperare, di fertilità, di avere una comunità appunto prosperosa, era rappresentata da queste immagini che ce lo comunicano ancora oggi. E se prendiamo anche il nostro Rinascimento, ecco, tutto quello che è stato fatto durante il Rinascimento, vediamo che è stato fatto anche pensando ai luoghi. Firenze diventa a un certo punto una bellissima città per il fatto che le opere d'arte non sono rimaste all'interno della città, ma sono state appunto inserite in questo giardino che James Hillman chiama Anima Mundi, ma che potremmo dire giardino, luogo comunitario dentro al quale il coinvolgimento può essere totale, no? Senza, come direbbe la nostra Costituzione, senza distinzione di razza, di sesso, di religione. Quindi estrinsecare fuori un'idea dell'anima è, secondo me, la stessa idea che poi in fondo mi ha portato a pensare a certi luoghi degradati
e farne cura, diciamo così, non necessariamente opera d'arte, ma cercare di interagire con questi luoghi affinché non sembrassero dei luoghi dell'indifferenza, quindi luoghi con un'anima, questa parola che ritorna, che a loro volta potessero comunicare con un'anima uno stato d'animo. E questo lavoro mi è piaciuto realizzarlo proprio condividendolo, no? Perché il mosaico trencadis, che è un termine catalano, una tecnica inventata da Gaudì, che vuol dire frantumato, mosaico trencadis vuol dire frantumato, quindi vari pezzi differenti di oggetti che sono la metafora del nostro mondo. Noi siamo, sembriamo uguali ma siamo tutti differenti, e forse per creare qualcosa di unico e di originale abbiamo bisogno di metterci insieme. Quando è che il nostro mondo non funziona? Quando siamo divisi, non quando siamo uniti. Quando è che le famiglie non funzionano? Quando la famiglia è divisa nelle relazioni, no? E quindi cercare le relazioni, questo è un po' il senso dell'arte che cerco di, insomma, di promuovere attraverso il mosaico trencadis. E quindi siamo andati ad intervenire in questi luoghi per farne prima di tutto cura di uno spazio che sembrava effettivamente affetto dall'anonimato, e quindi restituire a questi spazi identità. Questi spazi sono i luoghi che generalmente sono frequentati dal popolo, dalla gente comune, da chi la mattina va a lavorare e in un momento di passaggio può in qualche modo essere colpito dalla bellezza di un frammento, di un colore, dell'intera opera. Ma sicuramente arriva a questa persona una comunicazione che poi servirà in qualche modo ad un pensiero che arriverà anche dopo l'osservazione. Quando noi vediamo, senza voler banalizzare, ma quando noi mangiamo un piatto di tagliatelle, no, come si deve, ecco, ci sentiamo bene, no? Questo benessere non è una cosa che inizia e finisce lì, ma rimane nella memoria, nel nostro ricordo, e poi forse serve a tante altre cose che non sono, diciamo, legate squisitamente alla ricetta di quella tagliatella, ma ha un aspetto molto più complesso che fa, insomma, dei luoghi che ne attraversiamo quel giardino di cui si diceva prima. Cioè l'idea del giardino secondo me è molto importante, no? Perché intanto il giardino ha a che fare proprio con il passare del tempo, è anche la metafora, diciamo, della vita dell'essere umano, no? Ci sono gli alberi che perdono le foglie, poi c'è il periodo invernale, che è il momento in cui anche noi esseri umani, durante l'inverno, come gli alberi, abbiamo un momento di stasi, no? E poi c'è la primavera e così via. Quindi ogni elemento di un giardino è un messaggio che noi dobbiamo cogliere, perché comunque quel messaggio è una metafora di quella che è la nostra stessa vita. Quindi per me, ecco, il mosaico trencadis rappresenta tutto questo, e man mano che andavo a realizzare queste opere coglievo, insomma, l'entusiasmo di chi vi partecipava attivamente, tanti studenti per esempio, di qualsiasi età, perché la cosa che a me interessava era anche dare l'opportunità a chiunque, anche chi non avesse gli strumenti e i mezzi necessari per poter dipingere come si dice bene, ma almeno offrire l'opportunità di collocare due o tre pezzettini, due o tre oggetti all'interno di un disegno molto più complesso, che però partiva dalla semplicità dell'attaccatura di un semplice oggetto, di un semplice gesto che consentiva e consente a chiunque di sentirsi parte integrante dell'opera stessa. Quindi offrire ai partecipanti attivi, diciamo, l'opportunità di sentirsi protagonisti di un'azione artistica, ognuno con le proprie capacità, no? Come diceva un grande maestro, Manzi, non so, qualcuno di voi che magari ha un'età che si avvicina alla mia, no? Si potrebbe ricordare questo straordinario
maestro che appunto diceva: chi può fare fa, chi non può fare farà. Ecco, quindi dare l'opportunità a chiunque di partecipare e di sentirsi parte integrante di questo progetto, per me significa anche avvicinare le persone comuni al mondo dell'arte, di conseguenza al mondo della cultura. Dopodiché la speranza è sempre che quella che queste persone possano coltivare, diciamo, questo seme innestato in questa esperienza e prolungarlo interiormente ed esteriormente, magari anche andando a visitare le gallerie, i musei, no? E tutto ciò che la cultura nel frattempo ci può offrire come appunto patrimonio culturale. Direi che appunto questa esperienza ha gratificato quindi chi vi ha partecipato, e lo si è visto, perché anche le persone che sono qui dentro possono, che hanno partecipato a certi progetti, possono testimoniare che si è creata comunità, tanto è vero che molte di queste persone sono qui ad ascoltare questa conversazione, no? E credo che per quanto riguarda invece i giovani sia stata un'esperienza fortemente formativa. La cosa che è diventata ancora più interessante e che ho scoperto man mano che io procedevo in questa attività è il fatto di far partecipare veramente chiunque anche a un'azione di donazione a questa manifestazione artistica, no? Qui ci sono anche i donatori, vedo le loro facce, no? E mi fa piacere rivederli, no? Proprio perché credo che possano testimoniare del fatto che i loro oggetti adesso in qualche modo brillano di una luce che riflette la luce stessa di chi questi oggetti li ha donati. Quindi a un certo punto ho fatto degli appelli anche con i social network, no? Bisogna essere sempre, come dire, collegati ai tempi che viviamo. La contemporaneità, secondo me, è qualcosa che ha a che fare col passato, col futuro e col presente. Io penso che un'opera di Michelangelo, di Giotto, sia un'opera contemporanea, che non si possa, come dire, declassare, tra virgolette lo dico, e confinare alla storia dell'arte, no? Un'opera d'arte, quando parla, parla chiaro, diceva Roland Barthes, di conseguenza è sempre contemporanea. Se continua a comunicare qualcosa anche a noi che viviamo tempi differenti da quelli vissuti da altri artisti, vuol dire che questi artisti hanno fatto sicuramente un capolavoro che ci permette ancora di riflettere sui loro capolavori. Quindi, diciamo, come direbbe lo scrittore Poer, no? Ogni cosa illuminata, questi piccoli gesti, questi oggetti, sono, diciamo, contengono ancora adesso la luce e la testimonianza non solo di chi li ha trasmessi a me, che poi li abbiamo utilizzati come elementi stessi di un mosaico, no? Che siamo andati a realizzare, ma anche un atto d'amore nei confronti della città, una città che ha bisogno appunto di cura continua, che non è solo la cura di mettere a posto i marciapiedi, no? Spesso quando si fa una buca, ormai nemmeno più spesso se parliamo di Roma, però quando c'è una buca su un marciapiede si va a riparare, perché qualcuno si può fare male. Se si scrosta un murales, un'opera d'arte, e ci vuole del tempo perché questa venga restaurata, ma la comunicazione che ti dà un'opera d'arte non è molto differente da quella che ti può dare la buca nel marciapiede. Diciamo che tutto fa parte di questo giardino che è quest'anima mundi, che deve essere appunto curato, no? E di cui noi abbiamo, come dire, l'onere di tutelare per noi innanzitutto, perché il nostro vivere in questo mondo, secondo me, non deve essere un gesto masochista, ma perché dobbiamo vivere una brutta condizione? Io mi ribello a questo, cioè la mia ribellione è contro la bruttezza,
La bruttezza esiste, non è che dobbiamo dire ogni cosa è bella, la bellezza è soggettiva. Io la penso come i greci, bello è bello finché è buono e giusto. Gli antichi greci, Pitagora aveva, no? Coniato questo termine. Bellezza è qualcosa che è bello finché è buono ed è anche giusto. Se non è buono, non è giusto, cioè dov'è la bellezza? Una bellissima mela marcia dentro, non credo che possa definirsi bella, no? Quindi cos'è più bello, un uomo nero o un uomo bianco? Non è che possiamo dire l'uomo nero o l'uomo bianco. Se uno dei due è un criminale, credo che di conseguenza c'è qualcosa di brutto, qualcosa di bello. Quindi la bellezza ci sarà finché ci sarà la bruttezza, ma io credo che in questo mondo dobbiamo avere l'accortezza di pensare di combattere la bruttezza e di pensare di combattere ciò che produce la bruttezza, cioè l'ignoranza. Quindi una guerra si può combattere, forse l'unica guerra positiva che possiamo combattere è quella contro l'ignoranza. E le armi per sconfiggere l'ignoranza ci sono, non è che non ci sono, bisogna affinarle. Affinarle perché, siccome spesso oggi viviamo in un periodo che ci si lamenta della politica in maniera, secondo me, troppo generica, troppo generale, no? Fanno tutti schifo, tutti uguali, eccetera, eccetera. Ecco, bisognerebbe tenere presente che i politici vanno a scuola, frequentano i luoghi della cultura, a volte non li frequentano, no? Quindi se noi ci impegniamo come insegnanti, come diciamo autori dell'istruzione, della cultura, affinché i futuri giovani siano sensibili oltre a essere competenti, no? Perché fondamentalmente la conoscenza soltanto non è sufficiente, ci vuole conoscenza e sensibilità, perché anche Hitler era uno che conosceva, no? Tra l'altro era un amante dell'arte, no? Però ci vuole conoscenza e sensibilità, e queste cose si possono coltivare, esistono, no? Cioè non è che sono cose innate, oppure ci sono oppure non ci sono. Ecco, credo che tutto questo discorso che io ho fatto teoricamente in questo momento lo declino a un'azione operativa, artistica, che deve servire proprio a questo, a prendere coscienza che attraverso la cultura si può promuovere la bellezza, e attraverso la sottocultura ovviamente il risultato è quello che certe volte vediamo sotto ai nostri occhi, perché se un domani eleggeremo un sindaco competente, sensibile, farà delle cose belle. Se eleggiamo un politico che non è stato allenato alla sensibilità, no? È ovvio che i risultati e le conseguenze possono essere anche pericolose, no? E quindi la storia questo ce lo dimostra. Io insomma penso di aver sintetizzato il mio pensiero, poi spero che qualcuno voglia intervenire e dire la propria, e spero di non essermi dilungato. No, che ti ho visto che non ho mai detto basta, finisce. No, andare via con una speditezza è un fascino notevole. Io anzi cerchiamo di cogliere le assonanze, gli stimoli che il tuo discorso mi ha regalato, quello che fa l'associazione Fantariciclano. Pensavo al prendersi cura del paesaggio fisico e umano. Noi cerchiamo, facendo pedagogia operativa, di fare esattamente questo da un altro punto di vista, quindi siamo alleati in questa ricerca. Tra l'altro invio tutti il 24 di novembre festeggiamo la giornata della Carta Internazionale dei Diritti del Fanciullo con un estemporaneo disegno qui e il progetto che facciamo in pediatria. Per questo ho sentito vibrare un sacco di cose, credo anche gli altri. Racconto solo un aneddoto perché qui ci sta, poi dopo non tengo la parola, piacere che fare girare, circolare le idee come avevo annunciato. A proposito di quanto sia importante educare insieme e oltre alla bellezza tenere congiunta il senso di responsabilità. Qualche tempo fa una
un presidente di un quartiere mi raccontava con grande animo la sua festa di quartiere, che era uscita benissimo, era veramente contento, aveva rivitalizzato un parco, un piccolo parco del quartiere, con un po' di musica, con luoghi enogastronomici, e le famiglie sono mosse. Era esattamente quello che lui voleva ottenere, far nella sua piccola comunità, insieme naturalmente al comunità del quartiere tutto, far uscire, far stare insieme, dialogare, far circolare un po' di senso di comunità, perché anche nei luoghi pubblici si fa, i parchi ad esempio, si fa molto comunità, stando insieme, frequentando gli spazi. Poi con una botta di orgoglio mi ha detto, e per dirmi che si interessava anche delle giovani generazioni, per i bambini avevamo Gommolandia. E quindi io, una sensazione di acidità, ho sbottato, perché effettivamente io non è che ce l'abbia con Gommolandia, però Gommolandia è una realtà che del mondo commerciale, è giusto che ci sia, risponde in qualche modo a dei bisogni nell'ambito commerciale. Credo che invece chi ha la responsabilità civile, civica, insomma, di proporre una cultura materiale nei luoghi, possa adottare dei criteri diversi. Quindi come l'Olanda sta bene nel settore commerciale, magari il quartiere può fare educazione allo sviluppo in modo giocoso, ci sono tanti metodi, ma forse non deve adottare quei criteri lì. Ecco. Quindi educare è molto importante, farlo con un'idea gentile e bella, si può arrivare a un cambiamento che ci aiuta ad affrontare il mutamento galoppante che oggi ci viene incontro, insomma. Ecco, questo piccolo aneddoto mi ha stimolato, quindi volevo rilanciarlo. Però siccome il tempo avanza, se qualcuno vuole riprendere i tanti temi che Luigi ha lanciato, li mettiamo in comune, che così noi impariamo e facciamo altre cose belle, perché dopo così posso dire un annuncio fantastico che significa proprio che il nostro stare assieme con voi, con tutti gli altri che hanno girato il museo, ci ha spinto proprio veramente avanti. Quindi prego, fatevi sotto, che abbiamo un po' più. Evidentemente c'è un problema, perché non solo ci si mangerebbe, ci si crescerebbe anche culturalmente. E probabilmente è anche vero che in molti politici, ne ha citato uno purtroppo, Adolfo Hitler, che sapeva scegliere quadri molto belli, perché io ho sempre amato Arnold Becken, e L'isola della morte è un capolavoro assoluto, tra l'altro reinterpretato più volte, interpretato anche da altri artisti, ma il problema è che non era un politico, era un artista mancato. Se avesse avuto fortuna come artista, probabilmente il mondo sarebbe stato un posto migliore. Ecco, il problema è, i politici riflettono la mancanza di cultura che si è venuta a creare negli ultimi anni. Io penso alla nostra Costituzione. La nostra Costituzione è una piccola opera d'arte, non solo per i contenuti, perché, come diceva Leonardo, l'immagine è la forma della funzione. Perché quel testo viene preso in mano alla fine da Concetto Marchesi, che è stato uno tra i più insigni latinisti italiani, che lo riscrive. Cioè, quando hanno tentato oggi di riscrivere una Costituzione, non sono più capaci di farlo, perché scrivono concetti in un linguaggio che non è più comprensibile della gente e che non ha niente a che fare con noi, che è astuso. È come voler modificare, lo dico con te, ma insomma, non prendertela male, è come se uno volesse modificare i 10 comandamenti. No. Sono immodificabili, sono quelli e saranno sempre quelli in eterno. Il problema è questo. Manca nella cosiddetta classe politica la capacità di capire l'importanza della cultura, viene considerato un superfluo. Io mi sono innamorato di una sindacalista, si chiamava Roy Scheiderman, che dovremmo studiare, che fa un intervento nel 1913 durante uno sciopero delle donne che lavorano in un'industria tessile in America, e è un momento in cui le donne non hanno il diritto di voto, le donne lo stanno chiedendo. Lei interviene e parla alle donne ricche e dice: bisogna dare il pane e le rose, ed è quello che dovrebbe dire chiunque fa politica. Il pane inteso, e lo dice, il diritto di voto, il diritto al lavoro, il diritto allo stipendio equo. Le rose è la possibilità di fare un giro all'aria aperta in campagna, che una donna o un uomo che in quei tempi lavoravano 12 ore non avevano,
e di poter guardare un'opera d'arte, un quadro. Ecco, noi oggi, in una società che sta sempre di più tagliando i diritti agli esseri umani, una società che sta rendendo sempre più precario il lavoro, io non avrei mai pensato, ieri ne abbiamo parlato, che venissero messi in discussione lo statuto dei lavoratori, ma che venisse messo in discussione il diritto di famiglia, persino il divorzio. Ecco, in un momento in cui mancano, si stanno rimangiando queste cose, noi dobbiamo proprio, insieme arte politica, e oltre a Gaudì, che amo follemente, e tu mi fai rivedere le sue opere ogni volta che passo per Forlì, penso a Pargheil, perché me lo rivedo ed è una delle cose più belle che abbia mai viste. Non dico della Sagrada Famiglia di cui sono innamorato. Ecco, ci deve essere questo patto forte tra politica e cultura per costruire una possibilità di un mondo fondamentalmente diverso. E mi mancano, anche se qualche murales lo continuo a vedere, i sogni della mia infanzia, ed erano un quadro di Siqueiros su Masonite, quel Pancho Villa meraviglioso che era il simbolo di una mostra che 14 anni andai a vedere a Firenze e che porto ancora nel cuore. Grazie. Grazie a te.